Sì ai negoziati di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, con la produzione culturale che resta fuori dalle trattative. I 27 ministri del commercio europei riuniti a Lussemburgo hanno raggiunto un compromesso dopo 12 ore, esclusa l'industria culturale a partire dai prodotti audiovisivi, come chiesto dalla Francia, che aveva minacciato il veto. Siamo felici ma non vogliamo parlare di vittoria, è il commento del ministro del commercio estero Nicole Brick, che non risparmia una nota polemica. Rispetto alla solidarietà europea, mi rammarico che a volte ho avuto come l'impressione che alcune parti abbiano negoziato direttamente con gli Stati Uniti. Ora che c'è il mandato, la Commissione vuole far partire subito le trattative con gli Stati Uniti. 119 miliardi di euro, questi vantaggi che porterebbe un accordo di libero scambio per la sola Unione Europea. Occhi ora puntati sulle G8, la prossima settimana in Irlanda del Nord, quando i leader europei incontreranno Obama.